Buongiorno amici, allora oggi mi trovo al rifugio Padova. Sono venuto presto per evitare temporale e provo a fare un salto sul Cridola. Proviamo prima che arrivi il temporalone. Allora, sentiero 346 verso Forcella Scodavacca e si sale in mezzo al bosco. Questo sentiero è proprio come me lo ricordavo, ripido e tutto in mezzo al bosco. Adesso tra un po' usciamo dal bosco, se vuole, e ci siamo. Bene, a questo bivio teniamo la nostra sinistra sempre, 346 Forcella Scodavacca. Bene, direi che la forcella è là dietro. Qui come sempre siamo circondati dai spalti, monfalconi, e là in fondo il pelmo ci fa sempre compagnia, quasi in forcella. Becchiamo un po' di sole, forcella davanti a noi, sotto. Ambiente super. Arrivati in forcella. Su. Allora, mi fermo a fare un po' di video. Qua, scusa, per riposarmi. Abbiamo lasciato la forcella laggiù e adesso andiamo verso la tacca, che è tutta bollinata perché è fino al sentiero CAI che passa dall'altra parte della tacca e dall'altra parte si porta al bivacco Vaccari, che poi va a finire al passo della Mauria. È tutta bollinata, un ghiaione infinito. Bene, arrivati all'attacca del Cridola. Come vi dicevo, a sinistra si va al bivacco Vaccari, scatoletta rossa, a destra dove siamo saliti, che si va o verso la forcella o verso il rifugio Giaffo o verso il rifugio Padova. Spettacolare ambiente del Cridola, sempre stupendo, tutti i suoi pinnacoli. Ora qui leggiamo vetta. Ora inizia la via bollinata. Non so se si vede qui il bivacco, ve lo faccio vedere. No. C'è scritto cima. Ecco, da qui inizia la vera e propria via normale per il Cridola. Stupendo. Andiamo. Bene. Dopo l'attacca, un po' di bollini rossi, arriviamo qua, dove c'è sta bella freccia che ci indica di andare su. Da lì, qui faccio altri 2 secondi di video per prendermi una pausa. Sono su una specie di crestina. Di là vedo che le nuvole arrivano. Io toccate fuga in cima e poi scappo giù. Bisogna andare su di là. Bene, proseguiamo sulla via normale. Ecco lì l'uovo del Cridola. Si prosegue per Cengia fino alla freccia che ci porta ancora su un altro canalino. Eccolo l'uovo, che non è l'uovo, lui sta in piedi così. Finché sta in piedi siamo a posto. Andiamo, dai. Allora, passato il passaggio chiave, diciamo quello di terzo meno, sulla placca completamente liscia, e confermo, liscia liscia. Dopodiché sono tutti passaggi
massimo secondo più. Ora credo di essere già quasi su, spero. Questo sarà l'ultimo trattino. Comunque molto bello, proprio una di quelle vie normali che piacciono a me, che si arrampicotta per roccette tutte in libera praticamente. Prima della placca, scendere volendo, c'è un cordino con una maglia rapida per fare una calata e dopo ve lo faccio vedere. Ora vi porto in croce, ciao. Allora niente, avevo appena finito l'altro video, giro l'angolo, c'è la croce, siamo qua, eccola, è il nostro cridolo. Che spettacolo, finalmente, quasi un sogno per me, finalmente qua. Perché ritengo importante il cridolo? Perché io me lo vedo da casa mia, me lo vedo dalla finestra, finalmente qua, fighissimo, grande. E vabbè, lì abbiamo tutta la storia, Montanel, Cima Herberg, che è quella che mi manca, e il Crodondisco da Bacca, sono qui in mezzo, sono quelli che mi mancano, di quelli che mi guardo dalla finestra di casa. E qui è tutta la parte degli spalti di Toro. Bene, raggiunta la cima, le foto di rito fatte, in 2 orette mi sa che ho fatto dal rifugio Padova, che è laggiù, abbiamo parcheggiato lì giù, e ora si scende, che ci si metterà sicuramente un pelo di più perché tutto in libera, tutte roccette, si fa prima a salire che a scendere. Ok, ci vediamo giù, ciao. Allora, ho appena iniziato la discesa e devo dire che è più facile a salire che a scendere, bisogna stare molto più attenti a scendere, perché quando si arriva su siamo solo a metà del percorso, per scendere proviamo a usare la testa, a dopo. Allora, eccomi arrivato a quello che secondo me è il passaggio chiave, è quello di terzo meno su quella placca liscia che si legge nelle relazioni. Allora è questo qua, questo qua, però qui c'è un cordone con una maglia rapida per fare 5 metri di calata, cioè è tutto, si può fare tutto in sicurezza volendo, io non accordo ovviamente. Ecco, dice l'uomo. Bene, giù. Allora, la placca da sotto si presenta così, qua completamente liscia, lì è un po' gradinato ma butta in fuori, e lì su si vede che c'è il cordone, appunto, se uno vuole aiutarsi per la calata. E questo è il punto, diciamo, che danno terzo meno con la famosa placca liscia. Allora, la discesa non riesco molto a registrarla perché altrimenti dovrei attaccare la telecamera in testa e poi non si capisce niente. Comunque, lì giù dovrebbe esserci già la mia tacca, infatti, da Garmin mi dà che lì dietro c'è la mia tacca. Qui però c'è l'altro caminetto dove c'è sempre la possibilità di fare la calata, mi sembra che sia massimo secondo più, qui in mezzo e poi a destra, e troviamo il cammino, vediamo se riesco a farlo vedere dopo. Allora vi faccio vedere già giù l'insegna Forcella. Qui abbiamo la possibilità di calata su sto cordone, però si vede che si può staccare, va bene solo se il tiro giù, e poi c'è una maglia rapida su un chiodo degli anni 70 secondo me, e basta, poi in teoria si scende lì e poi arriviamo all'attacco. Bene, eccomi qua al passaggio iniziale, che è questo qua della freccia che avevamo visto. Non è banale neanche questo scendere, e purtroppo in discesa bisogna stare più attenti, anche perché si è più stanchi ed è un attimo, attenti sempre. Ora sono qui già all'attacca,
e dopo giù in rifugio. Solo che mi tocca aspettare le 2 per scendere, e quello è l'unico problema. Vabbè, birretta. Bene, tornato già all'attacca. Devo dire che queste vie normali fatte così, tutte in libera, mi piacciono. Sono un po' pericolose ovviamente come tutto, ma mi piacciono tanto, e questo là proprio mi mancava, mi attirava già l'anno scorso che sono venuto a vedere questo ambiente qua in ottobre. Molto molto bello. La giornata per adesso tiene, e io giù, vado giù in forcella, la mia forcella scuola vacca. Ecco il nostro bel segnavia, che è già un segno di quasi tranquillità. Bene, ambiente stupendo. Bene, sembra che l'acqua ce la scampiamo, però adesso mi tocca aspettare in rifugio fino a che mi danno la possibilità di scendere le 2, perché la strada è di ambiente spettacolare come sempre. No, al rifugio palla, fatta praticamente di corpo. Beh, fatto tutto il giro. Bellissimo. Non è questo, vedi là. Bene, ormai al parcheggio. Considerazioni? Stare attenti in discesa, importantissimo. Ovviamente anche in salita, però la discesa è più difficile. E niente, ragazzi. Allora, come vi avevo detto, ho fatto tutto di corsa perché sono in macchina e fuori c'è il temporale, e io sono asciutto. Alla prossima!